Ci occupiamo di cinema, è iniziata una fase nuova ormai dal 1° maggio via il Green Pass, ma resta l'obbligo di indossare la mascherina fino al 15 giugno. Dunque un settore, quello del cinema, ancora, almeno stando a quello che dicono gli addetti ai lavori, penalizzato dalle regole anti-Covid. E oggi ne parliamo anche per presentarvi delle opere molto interessanti con due esperti del settore. L'ospite in studio è Fabrizio Saracinelli, docente di Accademia delle Belle Arti e Design. Buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito. Per noi è un piacere anche andarci a collegare con Walter Cordopatri. Buongiorno, attore e direttore di una scuola di recitazione di cui ci parlerà più tardi. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Grazie. Allora, innanzitutto Saracinelli, un commento, no? Su questa, dicevo, la chiamavo nuova fase, ma sono stati 2 anni difficili per il cinema, diciamoci la verità. Sì, sono stati 2 anni difficili di blocco quasi praticamente totale, sia delle troupe, per non parlare poi chiaramente anche del problema degli esercenti, quindi cinema chiusi, produzioni bloccate. Quindi è stato veramente un periodo molto molto complicato, tutto il settore dello spettacolo, anche lo spettacolo dal vivo. Il cinema ha sofferto tanto, adesso diciamo, parlavamo prima, commentavamo anche Davide di ieri sera a Cinecittà, insomma... Serata emozionante quella di Davide e di Donatello che ritornano a Cinecittà, no? Esatto, quindi... esatto, è un segnale, è un bel segnale positivo. Io rappresento chiaramente il cinema indipendente perché siamo una piccola realtà, rappresento la Guasco che è una società marchigiana, mi fa molto piacere tra l'altro rivedere Walter con cui abbiamo lavorato, poi dopo ne parleremo di questo sodalizio tra le Marche e la Calabria, molto riuscito. Beh, quindi per il cinema indipendente è stato ancora più difficile, immagino. Assolutamente sì, assolutamente sì. Questo appunto di questo corto che abbiamo girato in Calabria è un po' un esempio. Abbiamo vinto un bando e quindi ci siamo spostati esattamente un anno fa, cioè in questi giorni, dall'1 al 5, al 6, non mi ricordo, insomma erano i primi giorni di maggio. Eravamo nelle terre di Walter, quindi a Cittanova, in tutta la zona dell'Aspromonte, e siamo ripartiti tra l'altro con questo progetto che aveva vinto un bando nel 2019. Quindi proprio hai capito? In pieno, quindi sono passati 2 anni, c'è stato il rischio di non farlo, perché poi molti progetti, appunto come dicevi tu, si sono arenati cioè, e non sono più partiti. Dovremmo avere il trailer di questo cortometraggio, magari se è pronto lo vediamo insieme, perché così poi possiamo raccontarvelo meglio con i protagonisti. Vediamo. Sapete pure voi a onde vi tu cercati? Date sta voce! A sta ora tua mamma a maricere che ciange, perché non ti trova. Basta! Io non ci avanzo più! Pure tu divertisti ora, basta! Basta! Mio padre, mio fratello, loro sono brutte persone. Lo capisci che ti voglio dire, no? E io scappo. Io scappo perché la mia testa è diversa. Giustamente Fabrizio parla di sodalizio tra Marche e Calabria. Io ricordo, preciso, che Gnedu è finalista al Festival del Cinema di Cefalù, vincitore di questo bando del 2019 della Calabria Film Commission. Che cosa racconta? Allora, racconta una situazione chiaramente di finzione, però ci siamo un po' rapportati con il territorio, quindi... questo giovanissimo, che tra l'altro attore, che è un allievo della scuola di Walter, bravissimo, che praticamente il giorno del suo compleanno, che è una sorta di iniziazione, diciamo, malavitosa, lui scappa, fugge, e quindi uno spoiler poi il finale.
Assolutamente. Però l'abbiamo girato, la cosa interessante è che appunto, grazie a Walter, grazie insomma alla sua scuola, siamo stati veramente supportati e aiutati nella ricerca delle location in un posto meraviglioso che vi consiglio di visitare. Molti infatti ce lo chiedono, dico, ma dove avete girato? Abbiamo girato appunto più che altro nella zona di Cittanova, dove nel comune di Cittanova e nella zona del Basso Aspromonte. E quindi è stato da una parte abbastanza complicato, a parte la distanza, noi partevamo da Ancona. Però stimolante probabilmente, molto proprio stimolante. Per magari le criticità che possono... Molto stimolante perché era complicato. Certo, appunto. Walter, allora innanzitutto tu sei protagonista di questo corto, quindi raccontami un po' che cosa ha significato per te questa esperienza. Beh, innanzitutto ciao Fabrizio, ciao a tutti. Beh, che dire, è stato bellissimo perché appunto era complicato il periodo. Io ricordo che ero col Covid a casa fino alle ultime ore prima dell'inizio delle riprese. E poi è successo che ci siamo uniti, è stato bello collaborare appunto tra due regioni, tra tante persone che avevano voglia di uscire fuori. E io penso che questo corto racconti proprio questo, cioè quello di emergere nonostante le difficoltà, nonostante ecco, le difficoltà del territorio, delle famiglie, del periodo. Quindi è bello partecipare a un qualcosa dove puoi dare tutto te stesso anche per trasmettere quelle che sono le emozioni più importanti, ovvero di tirare fuori tutto te stesso, di fuggire dal pericolo e anche da una famiglia che magari non ha quello che vuoi tu, che di cui hai bisogno, no? Quindi è stato bello, ci siamo trovati bene, sì, il mio personaggio è un tipo particolare, però come dice Fabrizio non dobbiamo svelare troppo. Certo, bisogna vederlo. Comunque... Sì, bisogna vederlo... La cosa bella è stata che nel cuore dell'Aspromonte siamo riusciti ecco, a tirare fuori quell'originalità di questo posto selvaggio. Ecco. Senti, Fabrizio parlava anche della tua scuola di recitazione. Ieri sera sono andati in onda, insomma, in scena, diciamo, i Davide di Donatello, abbiamo visto i grandi del cinema italiano ricevere premi, ma non dimentichiamo i tanti giovani che sognano di fare questo lavoro e quindi anche grazie a te si avvicinano a questo mondo. Ce ne parli un po'? Beh, ve ne devo parlare per forza anche perché ieri, non a caso, ha vinto miglior attrice protagonista una ragazza di Gioia Tauro. Beh, ovvero Suami Rotolo, sì, con il film A Chiara, diretto da Jonas Carpignano. 17 anni, record sì. Assoluto ai Davide Donatello, quindi io spero che sia di buon auspicio per tutti i ragazzi, non solo calabresi, ma anche per gli studenti della scuola di recitazione, ma in generale per i giovani, perché penso che sia la volta buona anche di investire su di loro. Spesso ci vediamo... Troppe volte gli attori, come dire, ripetuti in tanti film, no? Mentre dare le opportunità ai giovani bravi, ai giovani che studiano, certo. Anche magari che non hanno esperienza, però se non gliela diamo questa possibilità, ecco perché nasce la scuola di recitazione anche in Calabria, perché era da 15 anni, 20 anni che non avevamo una scuola e io dopo il Centro Sperimentale di Cinematografia ho voluto realizzare questo sogno di creare proprio una scuola all'interno di un ex carcere. Quindi, che bello, cioè, complimenti, davvero. Grazie. E poi grazie, è una sfida doppia. Quindi. Tu hai ricordato giustamente i giovani e soprattutto quelli che vivono in provincia. Anche di questo si è parlato ieri sul palco dei Davide di Donatello. Quindi a me fa molto piacere perché poi è proprio attraverso queste realtà, queste scuole di recitazione che si possono scoprire e tirar fuori dei talenti che altrimenti resterebbero nascosti, no? Sì, assolutamente sì. La periferia credo che pulsi sempre di più e abbia tutta la voglia di tirare fuori, come ho detto prima, dell'Aspromonte, l'originalità. Non si deve per forza fare il film dove la tradizione lo ha sempre come dire, richiamato, ovvero non esiste un luogo per fare cinema e studiare, no? Poi si sa che Roma c'è la sua tradizione, come Milano per la moda,
Però quello che vogliamo noi dire è che la Calabria, come le Marche, come l'Abruzzo, tutte le regioni d'Italia devono avere l'opportunità di far studiare questi giovani, questi ragazzi che hanno veramente tante cose da dire. E io penso che questo corto tiri fuori anche questo, no? L'opportunità di emergere e di dire la propria, Certo. questo. E tra l'altro vorrei tornare da Fabrizio per parlare anche di un altro aspetto, il ruolo che ha il cinema. Il cinema fa sognare, ma ha anche il compito di raccontare, no? Anche una grande responsabilità. E vorrei tornare proprio su un vostro lavoro che è stato girato nelle zone colpite ferite dal sisma, dallo sciame sismico del 2016. E quindi ecco, in che modo avete detto la propria, la vostra più che altro? Sì, ovviamente cerchiamo come Walter nel suo territorio, ci contaminiamo, quindi noi giriamo, cioè non rimaniamo chiusi nelle Marche, abbiamo girato un film in Sardegna, abbiamo girato in Trentino, però ci interessa moltissimo raccontare il nostro territorio perché poi lo Certo. conosciamo bene. E quindi 2 anni fa la cosa insomma interessante è che noi sì, abbiamo girato un anno fa perfettamente, un anno preciso. In Calabria, ma addirittura l'anno precedente, l'8 giugno del 2020, quindi subito dopo il lockdown, dopo il blocco, abbiamo girato un film nelle zone del sisma, in particolare a Pieve Bovigliana, che è un piccolissimo comune vicino a Muccia, vicino a Camerino, e abbiamo girato praticamente, qui sto vedendo le immagini del Sì. trailer, con Franco Pini. È stata un'esperienza abbastanza Toccante, veramente credo. toccante e particolare, cioè uscire, vi ricordate tutti, insomma, noi fino a maggio praticamente eravamo chiusi, siamo stati 2 mesi chiusi dentro casa. Abbiamo preparato il film e con grande forza siamo riusciti, appunto l'8 di giugno, a partire con le riprese, quindi 20 persone di troupe, ci siamo messi addirittura in un eremo, perché all'epoca ovviamente non c'erano vaccini, non si sapeva come. C'era un protocollo, ma abbastanza fumoso, Certo, quindi ci siamo l'unica era chiusi. isolarsi, no? L'unica era isolarsi, quindi ci siamo isolati Certo. in un eremo a Muccia e abbiamo girato questo film. Questo film poi, per fortuna, poi c'è stato ovviamente il blocco dei cinema, quindi noi pensavamo di uscire a dicembre, cinema completamente bloccati, e quindi il 13 marzo il film è uscito nelle più importanti piattaforme italiane con Minerva. Quindi con un grande distributore che ha creduto in questo film, a tutt'oggi è insomma, insomma, su Prime, sulle Rakuten, Google Play, sulle grandi piattaforme, sta andando bene, ce lo stanno chiedendo, stiamo facendo anche dei tour per promuovere il film anche a distanza di un anno. Quindi ecco, mi leggo anche a quello che ha detto Walter, anche il cinema indipendente, il cinema di provincia, può raccontare il territorio e però non si deve chiudere, diciamo, nel proprio territorio, ma deve Mi fare sembra giusto. produzioni come in questo caso che raccontino il territorio fuori della regione. Cioè noi Ovviamente. dobbiamo essere nazionali in questo senso e anche internazionali. Senti, in tal senso state lavorando a qualcos'altro per il prossimo futuro, l'imminente futuro? Assolutamente sì, abbiamo un altro bellissimo progetto di un lungometraggio, abbiamo partecipato ai bandi selettivi del Ministero, la prima finestra, quella che è scaduta a marzo, nella categoria Giovani Autori, è un giovanissimo regista marchigiano che si chiama Claudio Pauri, sceneggiatura di un'altra sceneggiatrice marchigiana giovanissima che si chiama Giulia Betti, di Senigallia. Quindi il fatto di valorizzare, diciamo chiaramente, i professionisti marchigiani, questo proprio per tutelare il lavoro, Certo. e poi appunto raccontare una storia, in questo caso ci siamo spostati dalle montagne al mare, quindi è tutto sul mare, in una barca, e raccontiamo il Conero, che è un posto meraviglioso marchigiano. So che Walter tiene tantissimo alla sua Calabria, alle coste calabresi che sono meravigliose. L'Italia è tutta bellissima, È tutta insomma, diciamo bellissima, le così. Marche hanno questa particolarità, no? Di Sì. avere. Una montagna a strapiombo sul mare, no? Un monte a Esattamente, strapiombo sul mare. esattamente. Allora, Walter, invece, cosa ci dici del tuo prossimo futuro? Beh,
diciamo che alcune cose non si possono dire, però... Ah. E allora qualcosa bolle in pentola, se dici così, no? Non so se mi state sentendo. Sì, sì, assolutamente, ti sentiamo. Mi sentite? Ti sentiamo benissimo e ti vediamo, sì. Ok, perfetto, sarò un po' bloccato. Allora, io adesso mi sto concentrando tantissimo sulla scuola. Abbiamo organizzato dei progetti importantissimi, sia teatrali che cinematografici, tant'è che adesso pure noi andiamo a girare un lavoro come corto di diploma con Salvatore Romano e Il Triennio, e io sto lavorando ad un progetto teatrale sulla malattia mentale, nello specifico la schizofrenia paranoide. Dopo il mio lavoro con Crazy for Football su Rai 1 mi è rimasta impressa questo argomento, questa problematica che mi ha incuriosito tanto, e quindi mi sono messo subito a lavorare e sta uscendo fuori un progetto teatrale che spero di portare in tutta Italia da settembre. Che bello, dimostri grande sensibilità, ma non potrebbe essere altrimenti rispetto a ciò che abbiamo raccontato. Grazie allora ai nostri ospiti, io saluto Walter Cardopatri e Fabrizio Saracinelli, grazie per essere stati con noi. Grazie, grazie davvero. Un saluto a Walter, a speriamo di vederci presto in Calabria. Evviva, evviva il cinema italiano, evviva il cinema indipendente e soprattutto speriamo si torni a quella normalità pre-Covid che tutti stiamo davvero aspettando. Ci fermiamo per una breve pausa.